Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Foodcraft. Allora ragazzi, siamo già nel secondo episodio, perché il primo episodio vi è piaciuto un botto e sono contento che questa serie, insomma, possa piacervi. Come sempre raggiungiamo i 10 like se volete subito un terzo episodio, ma nel frattempo andremo nel Foodcraft come sempre, ma stavolta non prenderemo forse 4-3-3 e poi vediamo un po' i moduli che ci stanno. Allora, a me mi piace anche questo modulo 4-3-2-1, quindi direi di selezionarlo e vediamo un po' che ci danno. Allora, dato che c'è appunto una leggenda, però io prendo Lewandowski. Allora, avendo scelto Lewandowski, qua nessuno ci fa intesa, quindi prendiamoci Bale. Qua uno schifo più totale, però lui teoricamente no, non fa nessuna intesa. Dai, ti prego, meno qualcuno che possa fare intesa. Niente, manco uno, quindi direi di prendere lui che ha 90 di velocità. E forse ho fatto male a prendere Lewandowski. Qui prenderemo Iniesta. Vabbè, Suarez, non quello vero. Vabbè, qui Rakitic per forza. Jordi Alba. Cioè, da essere una squadra che volevo fare Bundesliga, non è comparso Mangu. Cioè, in realtà lui è della Bundesliga, ma ormai non mi serve più a nulla, perché ormai, guardate in attacco. Vabbè, prendiamo Johnson, che è Oblak, ovviamente. Vabbè, lui che è uno dei più buoni. Qui direi di prenderci Filippo Luis, che potremmo sostituire a posto di quello lì. Murillo, Turan, qui vediamo bene, niente di che, quindi prendiamo lui. Karim Benzema, così sostituiremo Lewandowski. Jefferson, che secondo me era quello più decente, anche se in realtà credo che c'era qualche altro giocatore che doveva servirmi, ma vabbè. Marcelo, Griezmann, io direi Griezmann. Carrasco, così almeno potremmo fare una roba di questo tipo. Ecco fatto, dov'è Benzema? Eccolo qui. Ecco qua l'intesa perfetta. Allora, qui prendiamo Santos e qui ci prendiamo Luka Modric, che potremmo sostituirlo a posto suo. Potremmo fare una roba di questo tipo. Perfetto così. La squadra è completo. Credo potevo mettere Filippo Luis, però non l'avevo visto. Cioè, me l'avevo completamente scordato. Quindi per il momento abbiamo quel terzino destro che non serve a niente, che non ci fa nessuna intesa, però speriamo solo che non sia il suo, che non ci dia fastidio, e vediamo un po' se riusciamo a fare almeno un gol. No. Oh, Benzema, meno male. Cioè, solo il gol di Benzema ci ha salvato. Vai con la seconda partita. Già cominciamo così. Ok, siamo in vantaggio, raga, però non ne so sicuro, cioè secondo me ok, meno male. Adesso la vittoria era certa con 3-1. Vediamo un po'. Ok, già Bale ha segnato. Quando il gioco fa così, non lo so il perché, ma temo sempre che la squadra avversaria possa segnare all'improvviso. Ecco l'ultima partita, che è contro la Roma. Ovviamente già partiamo con Carrasco, che già fa gol. Dai, non possiamo perdere all'ultimo. Cioè, no, non ci credo che perdiamo all'ultimo. Ragazzi, abbiamo perso all'ultimo. Cioè, non ci voglio mai andare a credere. Vabbè, allora recuperiamo le nostre monete e prendiamo, e apriamoci questi pacchetti. Apriamoci questo qui. Brasiliano. C'è in... Centrocampista, no, difensore. Felipe,
Perfetto, vediamo un po' che cosa ci ha dato. Lo schifo. Vabbè, comunque non è niente da poter. Italiano, attaccante, Bellotti. Ok, abbiamo trovato Bellotti, perfetto. Tanto pubblicità a cavolo. Un altro raro, Germania. Centro trequartista del Bayern della Bundesliga e Wenger. Non abbiamo trovato niente di granché, però per poter ripagare ci apriamo questo pacchetto. Allora, sempre brasiliano, difensore della Bundesliga. Naldo, il giocatore un po' più scarso di tutto, però a malapena abbiamo trovato Smalling. L'importante è anche questo. Vabbè, ragazzi, io direi che questo secondo video di questo Food Graft finisce qua. Spero che comunque il video vi possa piacere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video di questa serie. Raggiungiamo i 10 like come sempre per il prossimo episodio. E ciao a tutti!